tutti amici di Visit Le Mine e Le Mine News. Oggi 26 marzo alle ore 15:30 ci sarà l'inaugurazione del nuovo parco della Fornace e noi ovviamente andiamo a farci una capatina per vedere tutte le novità. A nome della comunità di Almeno San Bartolomeo, benvenuto a tutti. Finalmente questa inaugurazione tanto agognata da tempo, questo parco tanto pensato, tanto ragionato, che è l'espressione di una sinergia poi anche con Conad, con la regione e naturalmente con la regia del comune di Almeno San Bartolomeo. Un parco che rappresenta tantissime cose e per esprimere bene questa rappresentazione, questo significato del parco, rubiamo un claim di Conad, che siamo qui vicini: persone oltre le cose. Allora, il parco sono le cose, ma il fine sono le persone. Noi pensiamo, vedo che quelli di Conad annuiscono, grazie. Grazie per questo claim che è veramente pregnante. Ecco, il significato è che le persone sono il significato, sono il motivo per cui siamo qui. E infatti questo parco sarà sinonimo, lo avete già capito da soli, sinonimo di famiglia. Le famiglie che verranno si aggregheranno, si conosceranno, quindi famiglia vuol dire papà, mamma, figli e quindi comunità. Quindi siamo contenti di vivere questo momento qui importante, un momento che diciamo rappresenta anche l'incipit di primavera e quindi la primavera sinonimo anche di speranza, sinonimo di gioia. Però in questa gioia, mi permettete, non possiamo dimenticare chi oggi sta male, non possiamo dimenticare chi oggi è in guerra. E io, se mi permettete, a nome dell'amministrazione dedicherei questo momento di gioia alla pace. Bene, benvenuti quindi. E cominciamo la cerimonia di inaugurazione passando la parola al nostro primo cittadino, al nostro Alessandro Frigeni, che c'ha qualcosa da dirci. Grazie Alessandro. Grazie Massimo, grazie a tutti voi che siete accorsi numerosi a questo evento inaugurale dell'intervento di valorizzazione di questo parco. Grazie alle numerose autorità presenti, abbiamo la presenza di ben 4 parlamentari, tutte donne, tra l'altro mi piace sottolinearlo, appartenenti a diversi partiti che hanno avuto oggi il pensiero di venirci a trovare per vedere questa realizzazione. Le ringraziamo, poi vi verranno presentate dal nostro vice sindaco Massimo Todeschini, le parlamentari Ciaga, Carnevali e Bologna e la senatrice Pergreffi. Le ringraziamo perché non era una presenza scontata e ci fa davvero molto piacere siano qua con noi in questo momento inaugurale. Voglio ringraziare davvero chi ha lavorato al progetto di questo parco, quindi in particolare l'architetto Mario Beltrame, che poi ci racconterà gli elementi tecnici, architettonici e paesaggistici di queste scelte progettuali che sono state adottate, tutti i miei collaboratori di giunta che hanno lavorato negli ultimi 2 anni per costruire questa offerta polivalente e diversificata un po' per tutte le età al parco del Conad, e i tecnici comunali, a partire dall'ingegner Maggioni, responsabile dell'area tecnica, in particolare il geometra Alessandro Rotta e il geometra Fabrizio Rocca, che con grande passione e dedizione hanno seguito ogni fase realizzativa di questo intervento. Da ultimo, ma apposta perché volevo davvero ringraziarli di cuore, i nostri sponsor e Regione Lombardia, grazie al cui contributo abbiamo potuto realizzare questo intervento, gli sponsor che poi vorremmo presentare direttamente, che poi interverranno. L'idea di valorizzare questo spazio nasce già alcuni anni fa con la precedente amministrazione. Avevamo quest'area verde molto bella, centrale, baricentrica rispetto al tessuto urbano di Almeno San Bartolomeo, e ci siamo detti potrebbe essere molto più utilizzata, molto più vissuta.
dobbiamo trovare il modo di attrezzarla con delle attrezzature, dei giochi, dell'arredo urbano che possa rendere interessante quest'area. Allora nel 2019 inseriamo nel programma elettorale proprio l'intervento di valorizzazione, non è una riqualificazione perché l'area era anche comunque sicura, gradevole e decorosa, ma proprio dargli del valore aggiunto per costruire davvero un progetto di comunità. Perché quest'area? Perché è un'area che è in fregio al parco dell'Agro del Romanico, che l'amministrazione precedente ha ritenuto una scelta anche coraggiosa di vincolare ad area inedificabile e di vincolo paesaggistico davanti a Sant'Omè, che è il tempio di Almenno, nostro simbolo, il nostro principale monumento architettonico. È in fregio alla pista ciclabile che collega il centro alla popolosa e giovane frazione delle Cascine ed è davanti al centro commerciale La Fornace, che è da sempre il cuore del commercio del territorio della Bassa Val di Magna e dell'Alta Isola. Quindi una zona assolutamente baricentrica per il quale serviva un progetto da condividere. Un progetto che è stato realizzato appunto dall'architetto Beltrame, che lo ha definito un parco 0-100 anni, non posso ridere probabilmente, però intendiamo un progetto per tutte le età, per famiglie, per i ragazzi, per gli adolescenti, ma anche per gli anziani, perché vi accorgerete nella spiegazione che verrà fatta che in questo parco, che è molto grande, sono oltre 7.000 metri quadrati e arriva fino alle Cascine, c'è un'offerta di spazi, arredo e servizi che è davvero molto diversificata, ben oltre anche a quello che vedete qua nelle immediate vicinanze del parcheggio. Quindi poi i miei collaboratori illustreranno nel dettaglio un pochino tutti questi aspetti. E chiaramente questo intervento si colloca nel programma di valorizzazione dei parchi almennesi. Voi sapete che nel 2018 abbiamo riqualificato il parco del centro storico del paese, il parco di via 4 Novembre, e nel 2021 il parco centrale di Cascine Sud, il parco di via Terranova, con tutta una serie di giochi che sono stati realizzati. Quindi questo è il terzo intervento che abbiamo inserito nel programma e che andiamo a realizzare nella zona probabilmente più baricentrica in assoluto del paese. E chiudo davvero con un pensiero su una persona che è qua oggi, che è Nicola Rotasperti, lo voglio proprio citare direttamente, poi parlerà anche il vicepresidente di Conad Centro Nord. Perché Nicola? Perché Nicola non solo è un amico, è un imprenditore storico di Almenno San Bartolomeo, amministratore delegato di Conad Aspertina, che è il negozio che vedete, ma è una persona di una rara sensibilità sociale, è un imprenditore con un cuore grande che da sempre sviluppa progetti in aiuto anche agli ospedali, anche ad altri progetti umanitari sviluppati nella Bergamasca e non solo. E quando ci siamo incontrati, gli abbiamo mostrato questo progetto, lui subito si è appassionato, ci ha detto sì, io ci sono, vi sostengo, perché se creiamo una zona verde vissuta, frequentata dagli almennesi e non solo, tutta la zona sicuramente ne trae valore e vitalità. Lui è stato bravo poi a coinvolgere anche tutto il gruppo di Conad Centro Nord nella sponsorizzazione di questo intervento. Quindi davvero, ringraziando Nicola, concludo con l'auspicio che questo parco, a partire da oggi, ma mi sembra che quello che vediamo qua adesso e sia già testimonianza, sia il più possibile frequentato dai cittadini di Almenno e non solo. Grazie a voi. Grazie Alessandro. Ecco, adesso passiamo la parola ai tecnici e quindi al nostro assessore ai lavori pubblici, geometra Manuel Rota. Prego Manuel. Buongiorno a tutti, ma vorrei partire semplicemente con un gesto che a volte è più comunicativo che tante parole. Cioè, siamo davvero in una perla di Almenno, in un'area verde che abbiamo veramente riqualificato e, come diceva appunto il nostro architetto Beltrame, che è un po' l'ideatore di questo parco, è proprio pensato per i bambini, per le famiglie e per gli anziani. Io vi voglio spiegare un pochettino tecnicamente com'è composto, com'è stato pensato appunto questo parco. Come vedete abbiamo questo ingresso che porta in una zona baricentrica del parco che è nominata il Belvedere. Allora, in questa zona praticamente ci sono delle panche disposte a semicerchio orientate verso il nostro tempio di Sant'Omè, quindi è una zona relax, è una zona centrale al parco, in una zona sommitale appunto di questo parco, che permette di avere un panorama a 360 gradi.
Continuando la camminata nella zona, diciamo così, un po' più defilata del parco, troviamo quella che è l'area picnic. Abbiamo attrezzato con delle panche, dei tavoli, materiale a lunga durata di design, quest'area appunto dedicata alle famiglie che possono tranquillamente sfruttare l'area proprio per appunto realizzare un picnic in pieno relax. Ed è in una zona appunto pensata del parco un pochettino più tranquilla, più defilata. Continuando appunto scendendo, come vedete possiamo vedere la nostra pista di pump track, che questo diciamo così è un po' il fiore all'occhiello di questo parco, è quello spunto innovativo ed accattivante, voglio anche dire, che valorizza veramente il parco. È l'unica pista, diciamo così, nel raggio di una ventina di chilometri della zona, di questa tipologia, e qui appunto viene data la possibilità ai ragazzi di sfruttarla con le biciclette, con i pattini. Buongiorno! Ciao, ciao! Allora, cosa pensa di questa bellissima pista? Bella. Ci voleva, no? Ci voleva, magari voleva. C'era un filo più grande, però ci sta, dai. Ci sta che almeno imparano le prime evoluzioni, giusto? Non è neanche tanto impegnativa, bisogna andare anche non molto forte, quindi... Bello, dai, qua almeno andava più che bene, anzi, ci voleva. Un pochino i ragazzi.